cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Il cielo d'Irlanda a volte, se guardi lassù, ti copri di verde, ti annega di blu. Ti copri di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda a volte, se guardi lassù, dopo un momento il padrino di parlare più del vero. Dopo un momento il padrino di più del vero. Da dove galla le isole, Ana e da Dublino fino a Corne. Ovunque tu stia, viaggiando con zingari o re, il cielo d'Irlanda si muove con te. Il cielo d'Irlanda è dentro di te. L'Irlanda è un enorme cappello di pioggia. Il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori fa brillare più del vero. Ma dopo un momento li fa brillare più del vero. Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso l'umore. Il cielo d'Irlanda è una donna che gira più del sole. Il cielo d'Irlanda è un dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole, Ara, e da Dublino fino a Corne. Mara, dovunque tu stia, viaggiando con zingari o re, il cielo d'Irlanda si muove con te. Il cielo d'Irlanda è dentro di te. Dovunque tu stia, bevendo con zingari o re, il cielo d'Irlanda si muove con te. Il cielo d'Irlanda è dentro di te. Il cielo d'Irlanda si muove con te. Il cielo d'Irlanda è dentro di te. Grazie, ci provo, grazie. Grazie per aver iniziato così bene con un bel pezzo di musica. Si sente poco, portate pazienza. Ok, si sente un po' meglio? Bene. I nostri mezzi tecnici hanno qualche limite, ma ce la facciamo. Grazie a Giovanni e a Stefano che ci hanno iniziato bene la serata e ci accompagneranno anche con qualche altro pezzo. Due cose tecniche prima di iniziare. Per un problema di indisposizione, venerdì 28 non avremo qui con noi Paolo Kurtaz. Ieri ha telefonato dispiaciuto, ma non ce la fa, è impossibile. In questo momento annulliamo la serata, vedremo in futuro se riusciamo a farla, ma passeranno sicuramente alcuni mesi, per cui questa cosa passate parola, perché ci dispiacerebbe trovarsi qua venerdì senza relatore, per cui passate parola volentieri a tutti quelli che conoscete. Allora, stasera
la terza sera, difesa, attacco, panchina. Il ruolo del padre. Qual è il ruolo del padre? Per farlo, per parlarne, abbiamo invitato la dottoressa Paola Lazzarini, sociologa. Collabora con l'Università di Torino e fondatrice dell'associazione Donne nella Chiesa. Per la Chiesa, mi corregge continuamente, portate pazienza. Vi lascio a lei. Grazie mille. Io devo salire, magari ti lascio. Da dietro, sì, è meglio. Dopo qualche esperienza disastrosa, no. Immagino. Ok. Grazie mille. Bene. Innanzitutto grazie infinite per l'invito, grazie per l'invito in questo posto meraviglioso che non conoscevo affatto, e anche perché mi avete dato l'occasione di così cimentarmi nell'approfondimento di un argomento che effettivamente non avevo mai approfondito molto nel mio percorso né di ricerca né di studio. E quindi faccio subito una premessa. Parlerò dei padri dal punto di vista di una donna, di una madre, e quindi con i limiti che questo ha, ma anche, io credo, potendo dare in questo modo forse una cifra sulla paternità nella quale io credo molto e che poi un po' vi svelerò nel corso di questa serata. Capirete mentre insomma chiacchieriamo insieme che non ritengo che si possa dare un quadro, come dire, con pennellate molto definite della paternità di oggi, quindi sarà più un quadro impressionista, ok, con alcuni elementi un po' contraddittori, con delle compresenze che sembra anche difficile che possano restare insieme, ma che io ritengo permetta di avere un'idea un po' più realistica dei padri così come li viviamo oggi nei 20 degli anni 2000. Chiederei, mi ricordi a Nicoletta, che sarà la mia lunga mano di iniziare. Voi avete nel corso del primo incontro avuto modo già un po' di riflettere su che cosa sia la paternità, ed effettivamente bisogna dire che la natura, il percorso evolutivo ha sfavorito la paternità. Se pensiamo ai pesci, stavo vedendo, arrivando qui a Gardaland, no? la parte di acquario in cui sono arrivati i cavallucci marini, noi vediamo che per esempio nei cavallucci marini il padre ha un ruolo fondamentale. Di fatto il padre è quello che porta a compimento il percorso delle uova e poi ha una sorta di travaglio e in qualche maniera partorisce piccoli. In molte specie di pesci comunque il padre ha un ruolo centrale, negli uccelli ci sono alcuni uccelli maschi che covano, nei mammiferi, quindi man mano che la vita diventa più complessa, il padre sembra a perdere di pregnanza. Di fatto nei mammiferi il fatto che il concepimento, so che ne avete parlato nel primo incontro, il fatto che tra il concepimento e la nascita ci sia un tempo via via sempre più lungo, man mano che le specie diventano più complesse, fa sì che il padre di fatto non sappia quello che è accaduto. Quindi nei maschi, nei mammiferi, c'è l'istinto a non uccidere per esempio i piccoli della sua specie, ma vi rendete conto che da qui ad essere padre ce ne passa parecchio. Allora, anche negli esseri umani, in cui la distanza è ancora più ampia tra il momento dell'atto sessuale e quello della nascita del piccolo, ci sono voluti millenni probabilmente per capire questa connessione, e questo fa sì che di fatto la paternità sia un dato più storico che naturale, mentre la madre
è tutta natura, no? La madre sente dentro di sé il suo piccolo, lo fa nascere, lo allatta, e in questo si riconosce in qualunque altra specie di mammifero. Il padre no, soltanto il padre umano diventa padre, ma per diventare padre lo deve scegliere, e questo significa che è sempre, come dire, un compito fragile, non è acquisito una volta per tutte, perché se non è la natura che ci ha consegnato la paternità, ma è la storia ed è la cultura, storia e cultura possono anche portarcela via la paternità, se non stiamo attenti. E quindi sta a ogni uomo, in ogni generazione, in un certo senso riappropriarsene, impararla, ma può anche non impararlo mai, perché c'è questa dimensione di intenzionalità, di scelta, di progettualità legata alla paternità. L'elemento che vorrei, che da subito vorrei che fosse chiaro, che per me è un po' cruciale rispetto a qualunque ragionamento sulla paternità, per me è il fatto che nell'esperienza di ogni coppia genitoriale, quindi da quella dei nostri progenitori fino a oggi, in tutte le epoche e attraverso tutti i tipi di paternità che voi avete già incontrato, è la madre a rendere il padre padre. È il gesto della madre che ha nel grembo il piccolo e alza gli occhi verso il padre del suo piccolo e invita gli occhi del bambino a guardare verso suo padre. È in questo gesto che quell'uomo diventa padre. Se la madre non favorisse o non favorisce, perché può accadere, questo scambio di sguardi, il bambino non potrà mai riconoscere quell'uomo come padre. Ecco, quindi lo dico subito, non lascio, come dire, suspense. Io credo che qui ci sia la chiave anche per la paternità dei tempi nuovi, diciamo, nella relazione e nel reciproco riconoscimento tra la madre, la funzione materna e quella paterna. Allora, inizialmente, possiamo andare avanti, inizialmente il padre, no, per diventare padre ha dovuto cominciare da un elemento, come dire, sentimentale in qualche modo. Pensiamo ai nostri progenitori che però passare dalla cultura nomadica, no, a quella stanziale, che, come hanno fatto? A un certo punto evidentemente questo uomo, questo nostro progenitore che si è allontanato, ha cominciato a provare nostalgia per la sua femmina e per il piccolo. Ecco, in questo voler tornare a casa, in questo scegliere di restare accanto alla femmina, al piccolo, che non c'è nemmeno nei nostri, come dire, cugini più vicini, nemmeno nei bonobo, negli scimpanzé, che hanno, voi sapete, queste scimmie che hanno con noi in comune tipo il 96% del DNA, quindi sono proprio parenti strettissimi. Nelle loro culture non c'è. Noi abbiamo questa idea del padre che ritorna per nostalgia della sua femmina, del suo piccolo, e che fonda la famiglia. La famiglia quindi non è il nucleo originario, la famiglia è un fatto sociale. Il nucleo originario è la diade, madre e bambino. Quando questa diade ha imparato a innestarsi su questa relazione più ampia che è quella col padre, allora si è formata la famiglia, dalla famiglia la società, e quindi la società è la società che piano piano ha dato sempre più spazio ai padri, perché le norme che ne regolavano la vita poi le hanno stabilite i padri. Ecco, queste sono un po' le fondamenta, no? la preistoria della preistoria sociale. Ma poi da qui si è sviluppata, e non mi dilungherò perché l'avete già fatto, un po' tutta la società dei padri, che è la nostra società occidentale patriarcale, e che ha poi avuto bisogno e ha saputo anche fondare
sacralizzarsi attraverso la religione, ovviamente, no? E quindi sicuramente nella nostra tradizione ebraico-cristiana c'è il, in particolare cristiana, il Dio Padre, però già Zeus era il padre degli dei, quindi la paternità che si è nei secoli costituita si è anche saputa sacralizzare. Allora sapete che però poi sono successe delle cose nel corso della storia, in particolare nel corso del secolo scorso, e in particolare due elementi che sono stati vicini temporalmente e che sono da un lato l'ingresso delle donne come soggetto sociale fuori dalle case nel mondo del lavoro, l'irruzione delle donne nella società, come diceva Papa Giovanni XXIII, l'irruzione delle donne, e dall'altro ovviamente il 68. Che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto una democratizzazione della figura paterna, non più il pater familias che di tutto poteva, che disponeva delle vite stesse della sua famiglia, ma un nuovo padre, un padre che di fatto ha perso però molto, si è infragilito in qualche misura e molto ha anche acquisito. Però la cosa importante da dire è che ovviamente qualunque ragionamento anche sulla fragilità del padre moderno, sul padre evaporato, come dice Lacan, non può essere un rimpianto nei confronti di una società patriarcale di cui, come dire, ne abbiamo purtroppo abbiamo ancora troppi segni, quindi assolutamente non c'è nessun rimpianto nei confronti di una figura paterna così onnipotente. Però è da dire che appunto il padre è entrato dopo questi eventi, è entrato in un periodo di transizione che non è ancora finito, anzi siamo nel pieno della sua transizione verso un nuovo modello, anzi secondo me verso nuovi modelli di paternità e non uno univoco come era in passato. Chiedo di andare avanti. No, questo è indietro, avanti. Ok, perfetto. Allora, nell'indagine Istat Diventare padre in Italia si dice che in Europa, lo sappiamo ormai da alcuni decenni, è stato superato il modello del maschio breadwinner, no? Quello che si occupava di portare a casa il pane, in favore di un modello più partecipato in cui anche le donne lavorano e quindi anche i compiti di cura vengono un po' in parte ridefiniti. Ovviamente questo cambiamento non è avvenuto ovunque con gli stessi tempi e con le stesse modalità. Se noi guardiamo anche soltanto un elemento, che è quello che vi ho riportato qui, del tempo trascorso con i figli in età prescolare, voi vedete che si varia molto anche solo all'interno dell'Europa. Andiamo da un 11% dei nostri padri italiani al 57% dei danesi, che si occupano in modo sostanziale, cioè ogni giorno, alcune ore al giorno, 31% dei finlandesi, eccetera. Dando così, mettendo in maniera anche plasticamente evidente il fatto che, come dire, come in tanti altri elementi, c'è un po' un'Europa a due velocità, no? Con un modello scandinavo che vede contemporaneamente un'alta partecipazione delle donne al mondo del lavoro e alto numero di figli, perché accompagnato da un alto impegno dei padri nella cura dei figli, mentre un modello più mediterraneo differente. E infatti da poco è stato reso pubblico vai avanti e poi torniamo indietro, per favore. Mi viene meglio questo. È stato reso pubblico una indagine condotta in Spagna. Voi sapete che in Spagna
già da parecchi anni, mi sembra nel 2007, sono state introdotte 2 settimane di congedo obbligatorio per i neopadri. Queste 2 settimane nel 2017 sono state raddoppiate, quindi un mese. Nel 2018 si è aggiunta un'altra settimana, 5 settimane di congedo obbligatorio per i padri. Adesso si sono cominciati a valutare gli esiti di queste politiche, che sono state subito accolte con tantissimo entusiasmo, nel senso che più della metà degli aventi diritto ha fatto richiesta effettivamente di queste settimane di congedo parentale. Quindi una politica di successo. Okay. Cosa hanno visto i ricercatori? Che effettivamente ci sono stati alcuni esiti attesi da questo, dopo l'introduzione di questo congedo così lungo, almeno rispetto ai nostri parametri. Voi sapete, noi abbiamo 5 giorni di congedo obbligatorio per i padri, più uno se ci rinuncia la mamma. E quindi si è visto che da un lato effettivamente le donne restavano di più, riuscivano a rientrare dopo la maternità nel loro percorso lavorativo, benissimo, i padri erano più ingaggiati nella cura dei figli, benissimo, però quando si è fatto un sondaggio per vedere quanti figli si desideravano, si è visto che i padri che avevano già usufruito del congedo o che erano intenzionati a usufruirne, rispetto agli altri, pensavano di avere meno figli, erano più orientati ad avere meno figli. Questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui si ipotizza, ok, siamo sempre nell'ambito della ricerca sociale, non dei dogmi di fede, però si ipotizza che la maggiore consapevolezza di che cosa significhi in termini di fatica, di impegno, di costi, eccetera, allevare dei figli abbia modificato le preferenze. E questo non è un dato da poco, no? Ci rendiamo conto di che cosa significa. In Italia, dicevo, noi non ci poniamo il problema perché il congedo per i padri è sostanzialmente ridicolo, però forse ci fa pensare che, appunto, come dicevo prima, c'è un modello scandinavo, un modello mediterraneo. Se nel modello scandinavo il maggiore impegno dei padri nei confronti dei figli porta a fare più figli, forse nel nostro contesto, che siamo sicuramente più vicini agli spagnoli che non ai danesi, forse invece no. Okay? Forse effettivamente questo ci dice che la paternità, un modello nostro mediterraneo di paternità, è ancora in bilico tra un desiderio di maggiore impegno e però una tentazione di resa, di rinuncia. E quindi questo, come dire, ci deve far riflettere quando proviamo a pensare della dei padri. Ti chiedo di tornare indietro perché quando si è provato a vedere anche in Italia, no, chi sono i padri che si coinvolgono, viene da dire purtroppo sono dei padri quasi che, come identikit socio-economico, sono dei padri quasi in via di estinzione, nel senso che per potersi occupare di più di figli di solito sono padri che per esempio hanno un impiego da dipendente nel pubblico o in grandissime aziende, cioè, e voi sapete che l'impiego pubblico comunque si sta restringendo. Sono dei padri, sì, che vivono nel nord, che hanno un livello di istruzione medio, che hanno una partner che lavora, mentre invece vivere al sud, avere sia un lavoro come dire, che porta via molte ore, anche un lavoro di grande responsabilità che però porta via molte ore, e una partner che non lavora, fa sì che ci sia un sostanziale disimpegno tutt'oggi dei padri nei confronti dei figli. E questo, insomma, ci dice che effettivamente, come cercavo di dire prima, una paternità, come dire, nuova, di cui ci piace anche parlare, eccetera, ancora a livello sociale si deve costruire, è ancora tutta da assestare. Allora, adesso ti chiedo di saltarne 2, provando un po', mi spiace che sia sovrapposta una righettina, va bene. Provando un po' a pensare a questa serata con voi, ho cercato, sono incappata, diciamo, un po' riflettendo, studiando, così leggendo, in tantissime tipologie di padri, no? Sembra che ce ne siano di tutti i tipi, poi dopo mi sono divertita anche io a elencarne qualcuno, ma
Ho scelto, diciamo, adesso per provare a dare l'idea della complessità di questa transizione del Paterno, ho scelto questa tipologia di Carmine Ventimiglia, che è un sociologo di Parma, e lui parla di padre moderno, padre postmoderno, e poi scotomizza in padre oblativo e padre rivendicativo. Allora, il padre moderno è il padre tradizionale, è il padre quello che continua a non vedere la possibilità di conciliare il proprio lavoro con la vita di famiglia, e parte dal considerare tutto in funzione del genere, quindi ciò che tocca alla madre, ciò che spetta al padre, in maniera molto netta, molto, molto diversificata, che tuttora esiste. Poi c'è il padre postmoderno, che è il padre che si interroga sulla propria paternità, ma soprattutto che sente una esigenza molto profonda di creare una discontinuità tra il proprio modo di essere padre e quello di suo padre, quello che ha vissuto nella sua famiglia. Questo bisogno lo porta a fare un percorso, come dire, di anche di conoscenza di sé, di costruzione di un'identità paterna. E a volte questo ha degli effetti anche un po' di rottura con la propria biografia precedente, quindi è un padre problematico, okay? Che problematizza, non problematico nel senso che ha problema, che problematizza il proprio essere padre. E può esprimerlo poi concretamente in tanti modi, ma Ventimiglia ne identifica in particolare due. Sono il padre oblativo, che è il padre amorevole, il padre che così la pubblicità o la comunicazione chiama il mammo, no? In maniera anche poco forse rispettosa, però è il padre appunto affettuoso, il padre che è quasi totalmente interscambiabile rispetto alla madre, ecco. E poi dall'altra parte però c'è anche la possibilità del padre rivendicativo, quello che magari fa le cose perché ritiene che le debba fare, ma in qualche maniera vuole la gratitudine, no, della propria partner perché le ha fatte. Come è quello che dice: ho fatto il babysitter, okay? non ho fatto il papà, non sono rimasto a casa a fare il babysitter. Okay? Questo è il padre rivendicativo, che si rende conto che le deve fare, ma non l'ha interiorizzato questo suo ruolo, ok? E quindi c'è anche questo. Dicevo, secondo me queste quattro tipologie sono compresenti, non soltanto sono compresenti nel tempo, nella nostra società, secondo me a volte sono anche compresenti nello stesso padre, in diversi momenti, magari della vita dei figli, no? Penso per esempio al fatto che oggi si dà molto valore, giustamente, molta importanza, giustamente, alle prime fasi della vita dei bambini, no? Diciamo la fascia prescolare, quindi i padri sono lanciatissimi, impegnatissimi, cambiano pannolini, fanno di tutto, poi però magari quando viene il momento, per dire, dell'adolescenza tendono a sottrarsi per evitare il periodo del conflitto, per mantenere anche quel bel rapporto affettuoso, empatico che avevano con i figli. Nel momento in cui arrivano i figli arrivano appunto all'adolescenza, allora magari svicolano un po', perché appunto perché è complesso. Allora effettivamente, ti chiedo di passare oltre, effettivamente in questa fase c'è la debolezza dei padri, in realtà è una debolezza maschile, nel senso che ai padri non viene chiesto soltanto di essere affettuosi, dolci, empatici, no? Ai padri viene chiesto anche altro. C'è un racconto, magari avete già sentito, è stranoto, no? Di Freud, bambino, quando suo padre torna a casa un giorno gli racconta che mentre stava attraversando un vicolo, c'era poco spazio, un altro uomo gli ha preso il cappellotto di pelliccia e l'ha buttato nel fango dicendo un insulto antisemita. E Sigmund Freud ha detto: e tu che cosa hai fatto?
E il padre ha risposto: io ho raccolto il cappello. E per Freud quello è stato il momento in cui ha sentito la debolezza di suo padre e per certi aspetti ha dovuto passare tutta la vita a superare la delusione che gli è venuta da questo padre debole. Perché questo è il paradosso dei padri, come dicono gli psicanalisti. Da un lato, se alla madre si chiede soltanto di essere buona con te, al padre si chiede sì, sii buono con me, ma sii forte nella società. E questo sono quelle radici così profonde che non basta una generazione per modificare, non è neanche detto che sia giusto modificarle, no? Il padre ha anche questa funzione sociale di mediazione tra il nucleo e la società, e quando non la svolge poi gli effetti si vedono. E infatti non è forse un caso che proprio una società nella quale il padre è sempre meno autorità e mostra sempre meno quella forza controllata, anche quella capacità, quella forza, quella sarebbe anche una capacità di violenza che però il padre sa controllare, se il padre non la mostra finisce che poi il ragazzo, soprattutto il figlio maschio, la cercherà altrove, la cercherà magari nel capobanda, nel gruppo. Come dice Zoya, che è anche lui mi sembra uno psichiatra, comunque ha scritto uno dei saggi più belli sulla paternità, dice: il padre che rinuncia alla propria forza riarma l'orda dei fratelli. Cioè il rischio è che poi una società che rinuncia ai valori anche della forza paterna non diventa una società dai valori più femminili, ma una società in cui, come dire, c'è una aggressività incontrollata che rimane latente e che via via può prendere varie forme. Possono essere i fondamentalismi, possono essere anche forme per esempio di politica aggressiva o un po' clanica, no? Di chiusura tra noi e gli altri. Ecco, in qualche maniera questa pulsione, no, aggressiva viene fuori, e se i padri non si fanno carico di educare anche a questa, in qualche maniera comunque uscirà. E oltretutto bisogna dire che effettivamente non è soltanto il padre che vive un percorso di transizione dopo i cambiamenti che il mondo femminile ha prodotto, dopo i percorsi anche che il movimento femminista ha avviato, ma è proprio tutto il maschile che si deve un po' come dire, riassestare da questo colpo. E se si vedono un po' le statistiche per esempio sul rendimento scolastico dei ragazzini, il rendimento dei maschi negli ultimi anni sta continuando a scendere rispetto a quello delle ragazze, quindi vuol dire che c'è effettivamente un bisogno di lavorare e investire sul maschile, perché trovi una modalità nuova, appunto fuori da qualunque nostalgia del passato, ma nuova, ma altrettanto autorevole, altrettanto forte di esprimersi, perché effettivamente non è soltanto il padre in crisi a figura del prete, del professore, eccetera, sono tutte le figure di modelli maschili che si sono infragilite. Allora, il rischio altrimenti qual è? Quello che in parte vediamo, cioè che ben più di quanto esistano i mammi, esistono le madri padri, cioè quelle donne che sono tantissime, in Italia sono quasi 900.000 donne che sono nucleo con i loro figli, le madri single. Il 12% dei ragazzini vive solo con la madre in Italia. Allora sono numeri altissimi in cui problematiche ce ne sono a bizzeffe, non si può, come dire, tagliare ovviamente la realtà con l'accetta, però di fatto sono situazioni in cui la madre si fa carico di tutto, sia della dimensione affettiva, sia di quella normativa, nell'educazione, eccetera. Quindi evidentemente
il problema sussiste. Quindi accanto a questo padre presente, empatico, se si guarda i dati di realtà, che ovviamente non corrispondono alle pubblicità dell'IKEA, se si guarda ai dati di realtà si vede che appunto è più spesso la madre che fa anche il padre piuttosto che viceversa. Allora, appunto, senza voler provare nostalgia, però mi sembra importante vedere un po' anche, cogliere visivamente, no, le differenze. Ti chiedo di andare avanti. Provare a vedere la differenza tra questo padre dell'inizio del Novecento, però è stato così sostanzialmente fino a metà del secolo scorso, il padre seduto, vestito al centro della famiglia, con un abbigliamento che rimanda anche al suo status, alla sua professione, e al padre di oggi, ti chiedo di andare avanti, che è così, che è il padre, come dire, ripiegato sul privato, chiuso in questa, come dire, in questo rapporto estremamente fisico, affettivo col suo bambino, e quindi in un certo senso però è anche un padre che non può fare del male. Il padre di una volta era il padre che, da cui veniva il male, il bene e anche il male, no? Il padre di oggi è il padre che non può fare il male, è un padre che, come dire, che è tutto cuore, però come dicevo prima non è detto che questo sia sufficiente, non è detto che sia questo che di cui i figli hanno bisogno. E quindi, insomma, ritengo che oltretutto non, cioè, mentre c'è una grande, come dire, pervasività anche di queste immagini, questo non sia la realtà, non sia l'intera realtà, che appunto spero di avervi un po' comunicato, è decisamente più complessa di questa, però non è detto neanche che sia ciò che è auspicabile, anche se è chiaro che la scoperta del dato affettivo nella paternità è un'acquisizione meravigliosa, no? Sulla quale non si può, in nessuna maniera non si deve mai tornare indietro, no? Semplicemente occorre ricordarsi che la funzione paterna, per essere pienamente esplicitata in relazione con la funzione materna, non la deve scimmiottare, deve mantenere la propria specificità. E questo padre chiuso nella diade appunto col suo figlio, e che invece non ha, non fa quella funzione di ponte poi con la società al di fuori, che non apre la dimensione relazionale della famiglia, non la apre all'intera società, in qualche maniera perde di vista un po' il proprio obiettivo. Però, e ti chiedo di andare avanti, no torno indietro, scusate, però c'è un elemento che mi sembra particolarmente bello e rilevante annotare, che è questo, rispetto appunto al padre più in relazione con i suoi figli, ed è il fatto che il padre ha imparato ad imparare dai suoi figli. In tutti i mammiferi, nelle specie superiori, no? Anche nelle grandi scimmie, eccetera, è solo la madre che impara dai propri piccoli, no? Noi madri sappiamo quanto impariamo dai nostri figli. Nell'uomo invece c'è questa possibilità aperta anche ai padri, no? Ed effettivamente questo fa sì che la paternità, così come la maternità, sia un'esperienza formativa eccezionale. Non soltanto noi impariamo a vedere la realtà con occhi nuovi grazie ai figli, ma anche, come dire, il loro volerci maturi, il loro considerarci maturi, forti, capaci, eccetera, ci fa diventare effettivamente migliori. E questa
possibilità poi si traduce in tante cose, anche per esempio in maggiori competenze e capacità anche lavorative, perché c'è questo travaso, no? Anche di competenze, c'è nelle madri, c'è nei padri, i padri che hanno saputo fare spazio anche alla loro paternità nella vita, poi per esempio sono padri che quando vengono intervistati dicono che sanno concentrarsi meglio sul lavoro ma anche staccare, hanno imparato la pazienza, insomma effettivamente c'è un'evoluzione anche in questo, no? Nell'imparare sempre di più dei figli. E quindi insomma mi sembra che questo elemento anche sia significativo da mantenere, però ci tengo e poi diciamo chiudo questa prima fase, perché poi invece voglio un po' stuzzicarvi su cose un po' più leggere. La cosa che secondo me è veramente più importante e che vorrei lasciarvi è l'idea che effettivamente si diventa padri sempre in relazione a una madre. Oggi noi assistiamo a veramente delle tentazioni che a me personalmente spaventano, di cancellazione del materno, no? Pensiamo a quello che è la gravidanza per altri, no? Il cosiddetto utero in affitto, no? È un'idea di paternità che non ha più bisogno della maternità, in cui la maternità è soltanto funzionale, no? È soltanto un accessorio. Ecco, la paternità reale invece si realizza sempre in relazione con la maternità, e anche senza arrivare ad aberrazioni come quello dell'utero in affitto, però in ogni caso io per esempio ho studiato molto la questione dell'allattamento materno e così ci si rende conto che anche nelle coppie ci sono a volte dei cortocircuiti relazionali, per cui per esempio il padre non riesce ad accettare il fatto che la madre allatti, perché l'allattamento gli sottrae da un lato la compagna, dall'altro fa sì che si rinforzi molto il rapporto tra madre e bambino, un tipo di rapporto che a lui la natura ha negato in qualche maniera, e quindi il padre a volte diventa proprio l'ostacolo. Ecco, credo che veramente in qualunque costruzione di modelli nuovi, modelli per i tempi nuovi di paternità, non si potrà che partire dal riconoscersi reciprocamente con la maternità. E infatti un po' tutta la letteratura psicosociale rimanda a questa importanza, no, della relazionalità come fondamento anche del ruolo materno e del ruolo paterno. E per ora vi ringrazio. Il secondo brano che vi facciamo sentire è Luce, tramonti a nord-est. È un brano del 2000, composto inizialmente in inglese da Elisa e poi in italiano in collaborazione con Zucchero. È stato il brano vincitore di Sanremo nel 2001 ed è stato il primo successo in lingua italiana di Elisa. L'unica cosa che conta, e se fai qualcosa, se mi stai sentendo, avrò cura di tutto quello che ti ho dato, dimmi, siamo nella stessa anima, come il sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi. Sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, ora so piangere.
bisogno di te. Non ho mai saputo fingere. Ti sento vicino, il respiro non mente. Tanto dolore, niente di sbagliato, niente. Siamo nella stessa lacrima, come il sole e una stella. Siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni una lacrima, come il sole e una stella. Siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni il sole mi parla di te. Se mi sta ascoltando ora, la luna mi parla di te. Anche se dentro una lacrima, come il sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni una lacrima, come il sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni, ascoltami, ascoltati, ascoltami, ascoltami, ascolti, ascoltami. Bene, come vi avevo promesso, adesso apro una piccola fase che spero che sia utile poi per dialogare un pochino tra di noi. E, ho scelto, voi fate dei cineforum molto seri, ma io non sono così tanto seria, e ho provato a pensare ad alcuni film che ultimamente è assolutamente dei campioni di incasso e niente di, appunto, di alto o di dal particolare valore artistico, nei quali però la figura del padre, anzi dei padri, molti molti padri, è molto presente, le madri sono quasi assenti, e quindi mi ha ispirato un po' per fare una carrellata di padri sul quale magari poi ci confronteremo per vedere anche quali riconosciamo meglio, quali ci sono più familiari, quali invece consideriamo un po' più delle costruzioni ideali. E ti chiedo di andare avanti. E ho scelto i padri dell'universo Marvel. Appunto, voi sapete, Marvel sono una serie di fumetti americani, dei quali sono stati tratti moltissimi film negli ultimi 11-12 anni, sono stati tratti tipo 20 film, e uno dei tratti e anche uno dei limiti di questi film è proprio il fatto che diciamo, il lato femminile manchi un pochettino. Adesso gli ultimi film stanno recuperando, e quindi confidiamo che la seconda parte di questa saga sarà un po' più femminile, però intanto a noi è utile, fa gioco lavorare sui padri Marvel, e allora ve ne ho provati un pochino. Innanzitutto il padre padrone, il padre che ha una sua visione del mondo, della vita, e quindi è pronto a sacrificare tutto, anche i suoi figli, per questo. E nella saga, appunto, Marvel, è Thanos, questo titano che ha l'idea che l'universo abbia troppi abitanti, quindi che metà dell'universo dovrebbe sparire perché l'altra metà possa prosperare, quindi non esita anche a immolare sua figlia per questo. E quindi questo è il padre, appunto, il padre che
ah, no, il padre etico, il padre che ha un, come dire, la sua caratura morale viene prima di ogni cosa, no? È il padre che non lascia molto spazio all'affettività, ma sa dove vuole andare, la sua funzione sociale viene prima di qualunque funzione, di qualunque rapporto, di qualunque relazionalità. Andiamo avanti. C'è poi il padre invece che è autorevole, ma è distante affettivamente, e come Odino, il padre di Thor, che è il padre che, come dire, sa chiedere al figlio di fare il proprio percorso, anche di, è capace anche di allontanarlo da sé, e anche di correre il rischio di perderlo, ma per il suo bene. Quindi è un padre che ha già, insomma, degli elementi un pochino più vicini alla nostra sensibilità, però è un padre comunque autorevole che ancora sull'affettività non è tanto, tanto cresciuto. Andiamo avanti, poi c'è il padre, una figura che sociologicamente oggi è presentissima, che è il padre separato, è il padre che non riesce a vivere la quotidianità dei suoi figli, e quindi mantiene sempre un po' questo, come dire, rimane sempre un po' nell'ambiguità tra l'assenza e l'essere l'eroe dei figli, no? Perché in fondo anche il fatto di non esserci nella quotidianità permette di potersi presentare al meglio, cosa che invece insomma, chi ha a che fare tutti i giorni magari con le difficoltà di svegliarli la mattina, portarli a scuola eccetera, riesce a fare meno. Quindi questo padre è anche un po' eroe, ma che quindi corre sempre il rischio anche della delusione, e questo è Ant-Man nei film, che è l'uomo formica, è significativo anche questo, no? È l'uomo che sa diventare minuscolo, però poi diventa anche gigante, per dire quanto è difficile e come dire, su una sottile linea la vita e la costruzione di un ruolo paterno in dinamiche di separazione. Andiamo avanti. C'è poi, e questo è meno noto, è il padre Ego, è il padre di Star-Lord nei Guardiani della Galassia, se qualcuno è molto esperto conoscerà, che è il padre manipolativo, è il padre per cui i figli sono un prolungamento di sé, e quindi ne può fare sostanzialmente ciò che vuole, no? Può essere un padre meraviglioso, un padre affettuoso, il padre che tutti desidererebbero, ma in realtà perché riconduce tutto a sé. Il figlio ha senso, ha importanza nella misura in cui è una sua funzione, gli restituisce un'immagine di sé, eccetera. È una figura molto molto problematica, ovviamente, però secondo me è molto interessante. Ovviamente c'è anche la madre manipolativa, perché su quello poi ci sarebbe tanto da discutere. Stasera siamo sui padri, ma, e quindi questo è Ego. Poi c'è il padre oblativo, per riprendere la terminologia che ho usato prima, no? Il padre talmente attento, talmente capace di cura nei confronti della figlia in questo caso, da rendere quasi evanescente la presenza della madre. E infatti Iron Man, nell'ultimo capitolo della saga, no? In cui lui diventa padre, di fatto per buona parte del tempo che lui trascorre con la figlioletta non si capisce se la madre esista o non esista. Di fatto una figura che potrebbe anche non esserci, ok? E al tempo stesso però questo padre mantiene, e questo è l'elemento secondo me più significativo, anche un'attenzione alla sua dimensione sociale, non è completamente richiuso nel privato, e la funzione educativa la riesce a sviluppare anche nei confronti non soltanto della figlioletta, ma anche per esempio di un altro supereroe che è molto più giovane, che è Spider-Man nel film, e quindi mantiene questa capacità, no, di essere educatore anche al di fuori della famiglia, che è un elemento fondamentale, soprattutto per quell'età, no, diciamo, della prima giovinezza, nella quale i figli
hanno bisogno più di figure di mediazione che non dei loro stessi genitori, e quindi il fatto che ci siano adulti che sanno mantenere anche questa funzione educativa più allargata, non necessariamente il professore, no? Può essere l'allenatore, l'animatore, il sacerdote, eccetera. Il fatto di saper mantenere anche una dimensione educativa a più ampio raggio è estremamente importante. E poi, da ultimi, ci sono i grandi padri, nel senso che sono quelle figure, no, di padri eccellenti. Chi di noi l'ha avuto, e io purtroppo, sono tra queste, chi ha avuto dei padri un po' ingombranti sa che cosa significa, sono quei padri che sono sempre un po', ti richiedono di fare uno spazio, ecco, perché loro ne occupano molto e sono anche sempre un po' sul crinale tra l'essere idealizzati e il cadere poi pesantemente dal piedistallo, per cui sono figure un po' irrisolte. In questo caso sono Hank Pym e Howard Stark, che sono uno il padre di The Wasp e l'altro il padre di Iron Man, e quindi sono queste figure molto grandi, molto importanti, ma che poi i loro figli ci metteranno molto tempo a riuscire a superare, perché effettivamente con questi padri è più facile capirlo, ma un po' con tutti i padri è così. Finché l'ombra del padre rimarrà pesantemente sui figli, finché i figli non sapranno anche riconoscerne il valore, che non si supera il rapporto anche con un padre eccellente o anche con un pessimo padre eliminandolo dalla propria vita, lo si supera e si cresce nella misura in cui si riconosce il valore a quello che quel padre è, per poi andare oltre e costruire il proprio essere adulto, essere adulta, essere padre nel caso degli uomini, madre o non padre o non madre, ma comunque persone adulte, e quindi quel cammino lì è da compiere. Ecco, questa tipologia io vi chiedo di tenerla un po' in mente, perché mi piacerebbe discuterne. Altri due passaggi, ma velocissimi. Uno è il fatto che proprio in questo tempo in cui la figura del padre è così a questi tratti, no? Così cangianti, così difficili da delimitare, e però anche un tempo in cui per esempio la politica fa un uso pazzesco dell'immagine del padre, e in particolare del pater familias, no? E ci sono una serie di citazioni da Salvini, che dice: i miei figli sono 60 milioni di italiani. Toninelli, che dice: da padre vi garantisco, salveremo vite umane. A Renzi, che parla a Salvini dicendo: da padre a padre. Di Battista, che ha scritto un libro sulla paternità. Conte, che ha detto: io mi sento molto pater familias. Allora, effettivamente, questo ci dice che c'è un desiderio di rimettere sulla scena i padri, anche ovviamente un po' manipolativo anche questo desiderio, un po' di dire anche che quasi che l'essere padre, no, offra delle garanzie di responsabilità particolari. E da donna mi viene da dire, è un po' un peccato che per parlare di responsabilità politica abbiamo bisogno di usare una metafora, cioè quella del buon padre di famiglia, che esclude le donne, no? Effettivamente ci sta dicendo che nell'immaginario effettivamente anche il tema del padre di famiglia è rimasto molto, forse saranno le donne anche saper costruire anche a livello proprio di espressioni pregnanti un'immagine di responsabilità, di amore alla cosa pubblica che sia includente anche per noi. Allora, poi per lasciarvi in un così anche con la parte più constituents, voglio provare a dirvi per esempio chi secondo me oggi rappresenta un po' l'immagine di padre che in questa mutevolezza, in questi tratti un po' difficili, però può rappresentare un'immagine di padre positiva e veramente
come dire, adatta per l'oggi, ed è secondo me Papa Francesco, perché ha da un lato ha questa capacità di mettere, non nascondere il proprio limite, di chiedere scusa quando c'è da chiedere scusa, di creare però, come dire, di mettere sempre al centro la relazione e l'accoglienza della persona singola, è un padre testimone, e quindi che non si pone su un livello di gloria, di perfezione, eccetera, ma più di testimonianza diretta. Ecco, l'unica pecca, che non è piccola, però, che ha questo padre è il fatto che gli manchi a fianco la dimensione femminile, no? E quindi, venendo a una questione che a me preme molto, è il fatto che effettivamente anche nella Chiesa, se vogliamo che la paternità si esprima come dire, sbocci in tutta la sua bellezza, la paternità anche spirituale, io ritengo che ha bisogno di una presenza più autorevole, più ampia, più come dire, corresponsabile anche delle donne. Vi ringrazio. Sì. Ecco, finché ci prepariamo le domande, magari ascoltiamo un po' di musica. Intanto vi ricordo che venerdì 28, per chi è arrivato un po' tardi, non ci sarà Paolo Kurtaz, purtroppo, ma è impossibilitato a venire per un problema serio, per cui speriamo di averlo qua nei prossimi mesi. E finché ascoltiamo un pezzo di musica, un brano musicale, pensate alle domande, perché gli stimoli e le provocazioni sono veramente tante. Grazie a Paola. Adesso vi proponiamo un brano di qualche anno fa, del 1970, scritto da Mogol su musica di Nicola Di Bari, La prima cosa bella. Ho preso la chitarra e suono per te, il tempo di imparare, non so suonare, suono per te. Senti questa voce che canta il mio cuore, amore, 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 quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. Cosa bella che ho avuto dalla vita, e tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi e una stella, la notte si è schiarita, e il cuore innamorato sempre più. Ho preso la chitarra, suono per te, il tempo di imparare, noi non so suonare, ma suono per te. Senti questa voce che canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo
sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi e una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Ho preso la chitarra e suono per te. Imparare, non so suonare, ma suono per te. Amore, 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 amore. Ci proviamo a tenerci svegli. Complimenti a Giovanni e Stefano, che sono più bravi di me col microfono. Allora, finché vi prenotate per le domande, girerà il microfono. Volevo colgo l'occasione. Paola ci ha presentato dei film, dei personaggi di film. Noi il 2 luglio, martedì prossimo, faremo un film. Questa sera abbiamo deciso. Avevamo qualche dubbio ed sarà Quello che so sull'amore di Muccino ed è la trasformazione di un uomo che diventa padre. Non l'ho ancora visto, ma sicuramente sarà interessante. Se qualcuno ha qualche domanda. Io non vedo dietro, c'è un po' buio, per cui fatevi vedere o sentire. È interessante il passaggio che hai fatto, Paola, sull'ultimo passaggio sul Papa come figura di padre. A me qualche perplessità la lascia. Padre sia senza madre. Questo, la mia esperienza di padre è un po' diversa. Però mi lascia un po', mi aggancia a questo fatto, no? Della dimensione della scelta di restare nubili dei religiosi, in che senso ha anche nell'ottica della serata, no? È una perdita di esperienza o un'esperienza diversa, secondo te? Io sinceramente adesso non è che voglio svicolare, però veramente dipende, nel senso che io credo che ci sia una dimensione di vocazione che non è semplicemente la vocazione vita religiosa o vita familiare, non è solo questa, ma proprio una questione più singolare, più di individuo, no? Perché ci sono religiosi che non sono mai diventati padri, e religiosi che effettivamente hanno scoperto una paternità più ampia. Mi viene in mente Don Milani, che alla fine della sua vita dice: ho amato più voi che Dio, ma confido che lui non faccia queste sottigliezze e metta tutto sul suo conto. È innegabile che Don Milani sia stato un padre, ok? Tanti, purtroppo, però non tutti i sacerdoti, non tutti i religiosi fanno questo passaggio, no? Arrivano a comprendere che per diventare padri devi amare delle persone concrete, perché quando la paternità diventa universale, in realtà finisce per non amare nessuno. Non è possibile amare con cuore di padre l'umanità. Tu con cuore di padre ami tuo figlio, i tuoi figli possono essere non uno, due, tre, quattro, cinque, sei come un papà di famiglia, possono essere 20, possono essere 50, possono essere 100, ma quelli sono, hanno un nome e cognome. Io temo molto quelli che entrano nella vita religiosa convinti di amare l'umanità, ecco, quelli secondo me non diventeranno mai padri. Il fatto di non avere accanto una donna che medi, che li aiuti a essere riconosciuti dai figli, per me, per molti, appunto, mentre per alcuni, e comunque effettivamente trovano un modo
Anche se tu vai a vedere in queste figure qui, di solito c'è sempre una donna da qualche parte, anche nella vita di Don Milani, non in senso romantico, dico una donna che ha saputo farsi vicino e sviluppare la funzione materna accanto a quella paterna, ma per molti invece il fatto che non ci sia una figura femminile significativa vicino fa sì che non riescano mai a trovare la strada di quell'amore concreto che è l'amore paterno. Quindi poi adesso, come sapete, siamo alla quasi vigilia, insomma a ottobre ci sarà questo sinodo sull'Amazzonia che tante aspettative sta creando, perché è uno dei punti, no, dell'istrumentum laboris che sta portando la Chiesa al sinodo. Mette anche come dire, in luce il fatto che, visto che ci sono comunità in luoghi remoti in cui non ci sono sacerdoti, forse pur di non lasciare quelle comunità senza l'Eucaristia varrebbe la pena cambiare i criteri di accesso all'ordinazione, quindi aprire magari a persone, a uomini sposati, ovviamente questo cambierebbe alcune cose e quindi vedremo. Però tendenzialmente credo che veramente dipenda, insomma, si può diventare padri forse anche da celibi, ma ovviamente è un cammino, insomma, difficile. Mi senti? Sì. Rovescio un po' la domanda, nel senso che è una provocazione che fa Ezio Accetti, e lui invece dà proprio la colpa a una società troppo femminilizzata, solo maestre, solo professoresse, e da questo la perdita di un modello a cui i bambini, i ragazzi devono fare riferimento. Tu parlavi prima delle figure di mediazione, che non ci sono più. Allora, dov'è il modello? Da dove devo imparare adesso per diventare papà? Da solo dai figli? No, perché se sono già nati sono già padre. Questo problema del, per esempio, del venir meno della figura del maestro, no, del professore, è effettivamente un problema, però stenterei ad attribuirlo alle donne, nel senso che avviene sempre così: nel momento in cui una professione diventa accessibile alle donne, questa professione perde di prestigio e a quel punto diventa una professione femminile. Prima il maestro era il maestro, un punto di riferimento nel contesto, poi hanno iniziato a esserci le maestre, la professione ha perso tantissimo in termini di considerazione sociale, eccetera, è diventata una professione da donna, lo stesso con gli studi superiori. E quindi, come dire, gli uomini per certi aspetti si sono ritirati da questi contesti che non avevano più quei tratti prestigiosi di riconoscimento sociale, eccetera. E così facendo effettivamente c'è stata una privazione, perché i ragazzini maschi crescono in contesti in cui le loro figure educative sono sostanzialmente tutte femmine. È chiaro che questo ha delle conseguenze. Però, come dire, non è facile uscirne. Io penso che si possa scegliere di diventare padri anche avendo avuto queste esperienze, perché comunque la dimensione maschile nella propria vita un ragazzo la vive, perché la nostra società è ancora una società maschile fondamentalmente. Tutte le figure più autorevoli sono ancora uomini, quindi non mi sembra che sia una società deprivata del maschile, tutt'altro. Sicuramente nell'ambito educativo c'è stato un venir meno degli uomini per loro scelta, e vedremo se le nuove generazioni sapranno rintornare. Secondo me comincia a esserci un po' un ritorno, anche per via della crisi economica, per dire, non è che si possa più magari fare tutti scelte di chissà quale taglio, quindi lo vedremo, però effettivamente è uno degli elementi problematici, questo assolutamente. Risposte io francamente non ne ho.
acceso il microfono. Anico mi ha fregato la domanda precedente, perché anch'io mi ricordavo di quella conferenza di Aceti, aggiungendo anche che poi anche la figura maschile nella società attuale sta diventando più femminile, le pubblicità di quelli che si radono, oppure l'intimo. Comunque, la domanda di riserva mi riguarda particolarmente, era meglio quell'altra, ma comunque. Allora, io ho avuto un papà che ho adorato, che ancora è nella mia memoria e nelle mie corde, però era un papà un po' distante, non anaffettivo, ma comunque una persona non abituata ad esprimere le emozioni e quindi abbastanza distante. Questo ha portato me nel mio sviluppo a cercare delle figure di vice padri, no? Quelli che di volta in volta, per autorevolezza o per situazione, mi davano quei messaggi, quei supporti di cui avevo bisogno, soprattutto in adolescenza, ma sono andato avanti anche fino ai 30 anni, finché ho ucciso finalmente il mio ultimo vice padre, e a quel punto non è successo niente, ero come prima, ma comunque mi sono liberato dalla necessità dei vice padri. Ecco, volevo che mi dicesse qualcosa su questo argomento, no? Quando il padre non c'è e il figlio cerca l'alternativa. Bene, nel caso che tu racconti, in realtà il padre c'è, non c'è come il figlio lo vorrebbe, forse. Ed è un po' è una situazione credo piuttosto comune anche rispetto a una certa generazione di padri. Mi ricordo che, per esempio, mio babbo mi racconta che suo padre andava a dare un bacio ai suoi figli quando erano addormentati e lui cercava di restare sveglio facendo finta di dormire per godersi quell'unico momento in cui, quindi c'era questa come dire, impossibilità ad esprimere, no? C'era di fatto una censura culturale relativa all'affettività dei padri e quindi è normale che lo si cercasse altrove. Forse però, immagino anche dall'esempio che tu facevi, non stavi tanto cercando l'affettività quanto più una presenza che ti potesse accompagnare nel corso della vita. Io sinceramente credo, oltre al fatto che è un'esperienza mi sembra parecchio comune, no? Soprattutto tra gli uomini, credo che sia un po' quella legata al fatto che nella nostra società non ci sono più i riti, no, di passaggio, di iniziazione, che erano un appannaggio del maschile nelle società premoderne, e quindi in qualche maniera si cerchi qualcuno che aiuti a compiere quel momento di passaggio. Tu dici, dopo che ho ucciso il mio ultimo vice padre ero lo stesso di prima, in realtà eri stato iniziato in qualche maniera, non c'era più bisogno di un altro rito di iniziazione ulteriore, no? Effettivamente questo però è un problema, nel senso che i ragazzi hanno bisogno di fare questo passaggio, i ragazzi, gli uomini, perché poi ovviamente si è spostata anche, no, la linea di ingresso effettivo nel mondo degli adulti, quindi questo momento c'è e questo è, come dire, abbiamo dentro di noi il fatto che sia per i maschi soprattutto un appannaggio degli uomini, e se i padri si sottraggono a questo si rischia di finire un po' in quei fenomeni che citavo prima, no? delle bande o di una modalità di stare insieme aggressiva, un po' tribale, perché è un bisogno come dire, estremamente radicato. E niente, io l'invito è quello che i padri non si sottraggano a questo, ma non soltanto rispetto ai propri figli, ma rispetto ai maschi in generale, no? Ed effettivamente, venendo meno quelle figure, come dicevamo prima, di mediazione maschili, o comunque riducendosi in numero, anche i preti, per dire, che celebrando i sacramenti facevano anche questa funzione, no? Di dare dei momenti di ritualizzare l'iniziazione alla vita adulta, diventa più difficile per un ragazzo, quindi andrà a cercarseli altrove. E dove può andargli bene, può andargli male, insomma, quindi è un argomento molto molto grosso questo.
Grazie, buonasera. Io volevo chiedere che caratteristiche deve avere un padre per trasmettere quell'aggressività che adesso questa società richiede, cioè aggressività tra virgolette, insomma, quella che ha citato prima riguardo il fatto che i nostri ragazzi, soprattutto maschi, hanno questa debolezza, nelle scuole non rendono come le ragazze, e, insomma, cosa può fare un padre per questo? Ma direi forse innanzitutto riconciliarsi con la propria dimensione anche di aggressività, la propria, cioè quello di cui che cercavo di dire prima è che c'è bisogno di testimoni di un'aggressività controllata, di una forza controllata, cioè l'aggressività ovviamente è una pulsione che proviamo tutti. Il bambino fin da piccolo, ma poi il ragazzo, l'adolescente, ha bisogno di vedere che non è distruttiva, non è una forza distruttiva, che quella può essere venire un po', quell'energia può essere incanalata in qualche cosa di costruttivo. Un padre che banalmente riesce a mettere la grinta nel proprio lavoro, a essere come dire anche nei confronti dei figli autorevole, a esercitare autorità, che non è una brutta parola, perché l'autorità sembra immediatamente portare all'autoritarismo, ma l'autorità vuol dire innanzitutto essere autore, no? Prendere in prima persona in mano le cose. Poi la parola autorità deriva anche dal verbo augere, no? Quindi dal far crescere, dal generare, dal far aumentare. Quindi un padre che sa essere autorità per i propri figli, quindi che non teme di creare che accetta anche la dimensione conflittuale con i propri figli e non svicola, quello è un padre che sa mostrare una forza controllata, una forza incanalata, e permette al figlio né di cercare altre forme di aggressività e nemmeno di spaventarsi della propria, perché c'è una fase in cui effettivamente un ragazzo maschio soprattutto si può spaventare della propria forza fisica, della propria insomma della propria forza sessuale, sente, no, tutta questa energia che è difficile tenere dentro. Ecco, un padre che si è riconciliato con la propria, con questa sua dimensione, lo testimonia, ma non è che abbia bisogno di fare chissà che cosa, no? Bisogna che lo sia, che abbia vissuto questo percorso di riconciliazione con se stesso, che sappia vivere un rapporto come dire paritario con la sua compagna di vita, insomma, che non eserciti forme di aggressività all'interno della coppia. Ecco, insomma, ci sono tanti elementi, però la cosa importante secondo me è soprattutto non sottrarsi, no, e non temere appunto il conflitto, non temere anche di mettersi davanti a un figlio che esplode nella propria aggressività, perché il fatto che il figlio ti possa vedere fermo e non spaventato di quello scoppio magari di ira eccetera che sta spaventando lui perché sente di non poterlo controllare, lo rassicura terribilmente. Quindi secondo me è più questo, no? Saper stare nella relazione col figlio anche nei momenti di particolare tensione in qualche modo. Poi io non è che sono Li Ching, mi tento di dire qualcosa. Buonasera. Niente, io volevo fare una considerazione partendo dal presupposto che mamma e papà hanno un vissuto diverso, una storia diversa. Quando si trovano ad essere genitori di figli, è sempre difficile rimettere in gioco quello che si è vissuto e completarsi per essere dei padri e delle madri nuovi nei confronti dei propri figli.
Oggigiorno viene sempre più richiesto all'interno dei contesti educativi, penso nelle scuole, quante volte gli insegnanti richiedono la presenza di entrambi i genitori quando si deve parlare di qualcosa, non solo per le problematiche, quanto gli stessi insegnanti ammirano che si presentino entrambi i genitori, ad esempio, nei vari colloqui, nei vari contesti o nelle varie situazioni. Cosa succede dopo? Ovviamente la madre e il padre portano i loro punti di vista. Io vedo i miei figli diversamente da come li vede il papà dei miei figli, ok? E quindi in sé possono nascere cose positive, perché ci sono dei confronti, ma anche delle eventuali discussioni. Allora la domanda che mi sorge così spontanea: fino a quanto deve rimanere nel ruolo genitore, quindi padre e madre, il proprio vissuto nell'essere effettivamente genitori di questi figli, e quanto è importante invece riuscire a trovare un feeling per tenere sulla retta via questi figli, nel senso che loro ci giocano sul fatto la mamma è così, il papà è così, ok? Perché dai vissuti personali ovviamente ci comportiamo in modo diverso. Il padre una volta aveva, come ha detto lei, un ruolo ben preciso, era un ruolo forse un po' autoritario, sicuramente un po' autoritario, nessuno sgarrava, la madre, quello che diceva il padre, andava bene. Io non sto zitta se mi va bene quello che dice in quel momento mio marito ai bambini come padre. Magari in certi contesti diversi, però lo metto in discussione. È ovvio che su questo i figli ci giocano dopo, e quindi diventa sempre difficile valorizzarle queste figure. E dopo penso dopo a tutte le separazioni, tutte le cose che si moltiplica ancora di più la problematica. Quindi quanto è importante viverli insieme questi contesti, questi momenti, quanto invece è importante che ancora la madre abbia un suo ruolo magari educativo prettamente sui bambini, quanto il padre invece abbia ancora importanza solo sulla questione lavorativa più economica, il portare a casa, diciamo così, il pane quotidiano, ecco. Non so se mi sono spiegata. Sì, spiegatissima. una bella domanda. Ti do qualche input, che ovviamente non ho nessuna risposta, magari sarebbe più facile anche la mia vita. Un primo input è questo: quando nasce un figlio ovviamente tutti noi siamo portati a rivivere, a riscoprire, ad analizzare il nostro essere stati figli. E quindi capitano cose del tipo che a un certo punto ti ritrovi a parlare con i tuoi figli con la voce di tua madre, tipo esorcista, no? Dici, oddio, ma di chi è questa? E ovviamente non è che sia facile uscirne da questa cosa qui, perché abbiamo interiorizzato un modello in maniera talmente tanto profonda che in un momento così vitale, così importante, così anche che ci fa cambiare totalmente, come quello in cui diventiamo genitori, è normale che andiamo a ripescare a quella primissima esperienza dalla quale noi veniamo. Quindi non è che con uno sforzo di volontà semplicemente possiamo dire sì, ma io voglio essere diverso. Allora, c'è sicuramente è fondamentale questo dirsi che genitori vogliamo essere, è necessario dirselo anche che genitori vogliamo essere reciprocamente. Questo non salva dal fatto che rimarrà sempre una quota di io la vedo così, tu la vedi così, e nostro figlio, nostra figlia, i nostri figli stanno nel mezzo, ma non soltanto che se ne approfittano, è che certe volte veramente, come dire, stanno a guardare. Allora, da un lato mi viene a dire facciamoci pace, nel senso che non possiamo essere genitori perfettamente coerenti, sempre che hanno una sola parola, eccetera, ma restiamo sul come. Insomma, restiamo sull'essere sufficientemente buoni, ok? Quindi accontentiamoci del fatto di non cadere in enormi contraddizioni. Uno questo. L'altro elemento è che per certi aspetti anche il fatto di vederci
a volte non sulla stessa linea, secondo me, soprattutto quando i figli crescono, può aiutarli anche a capire che anche sarà loro scegliere un loro modo di vedere la realtà, no? Che non è che babbo e mamma gli hanno già confezionato la verità e quindi loro la devono assumere. E secondo me ha un suo valore, adesso no, non è per darci il contentino, però ha un suo valore. Detto questo, ci sono delle dimensioni che, come dire, stanno a questa fase di transizione. Cioè, come dicevi tu, io non sto zitta se mio marito... il rischio è che noi donne, per certi aspetti, nel rapporto con i figli... Da un lato siamo contente che i padri siano più impegnati, ci sostengano, eccetera, più, però un nostro limite va riconosciuto, è quello di pensare che il bello di avere dei padri più presenti, eccetera, è che ci aiutano di più, cioè fanno di più, ma secondo quello che noi diciamo, perché alla fine figli, mo, okay, che sarebbe anche bello, poi in realtà... E invece no, giustamente loro dicono: se mi occupo anche io, voglio farlo a modo mio, no? E quindi, insomma, in questo dovremo trovare e cercare delle strade. Sono totalmente inedite, non so dove arriveremo. Mettiamo in conto di essere alcune, sicuramente una generazione che si trova in questo guado. Secondo me i nostri figli comunque non ne usciranno peggio di come siamo usciti noi, quindi non ci preoccupiamo troppo, insomma. Beh, un grazie a Paola, perché da mamma e da donna fa delle affermazioni, insomma, che noi rispettiamo. E un'ultima domanda, ma è solo un passaggio, non so se vale la pena usare molto tempo, allora è un po' avanti, ma la figura del padre amico, il fatto del passaggio di diventare il padre che è l'eterno adolescente non diventa adulto, a un certo punto però si riproduce, si ritrova tra le mani una creatura e gli diventa amico. Questo lascia molto perplessi un po' tutti, insomma, sappiamo che non è l'ideale, almeno dal punto di vista pedagogico c'è qualche dubbio, però è quello che ci viene chiesto, soprattutto ai giovani padri, io lo ero, ci viene chiesto di essere a fianco dei nostri figli, essere a fianco nel gioco, sempre più spesso, ma sempre più spesso come educatori, ma come compagni anche. Quanto è giusto e quanto è sbagliato invece? E che problemi, forse, a parte l'autorevolezza, l'autorità, le cose che ci ha spiegato adesso, potrebbero sorgere? A me viene in mente però una controdomanda, cioè il padre amico è veramente in relazione con la madre? Perché secondo me la madre, se ha assunto il suo ruolo, diamo per presupposto che una madre abbia assunto il suo ruolo, anche se noi donne ci scherziamo sul fatto che il marito è il primo figlio, eccetera eccetera, che in parte è anche vero, però in parte ci scherziamo, una madre secondo me chiede al padre di diventare un adulto, cioè anzi, uno degli elementi di maggiore criticità del momento in cui una coppia ha figli è quando lei immediatamente entra nel nuovo ruolo e lui invece stenta. Quindi secondo me anche qui c'è una mediazione materna nel richiamare, ci dovrebbe essere, nel richiamare il padre al suo ruolo, anche perché quello che non fa il padre necessariamente ricade sulla madre, quindi abbiamo la madre che fa tutto, no? Che fa sia la cura sia l'autorità in famiglia. E quindi io credo che effettivamente si possa superare anche questo che anche secondo me è un come dire, è una deviazione, no? da un dato assolutamente positivo, che è il padre che riesce a mettersi in relazione, che costruisce una relazione, magari la costruisce col figlio piccolino, però come dicevo prima, a un certo punto quando il figlio cresce ha paura di perderla quella bellissima relazione, e quindi
pur di non perderla, pur di non mettersi dal lato, come dire, di fronte al figlio, allora gli si mette a fianco, perché non vuole che si rompa la poesia, no, del suo rapporto. Secondo me è più facile, cioè lo vedo molto più difficile, per esempio, per un padre separato, perché un padre che è in una relazione profonda con la madre dei suoi figli, secondo me verrà anche portato a crescere in questa relazione col figlio, perché la madre altrimenti è veramente chiamata a prendere il suo posto e non lo farà mai come lo fa un padre, non è così, cioè lo facciamo, non è che non lo facciamo, ma non è il nostro, ecco, quindi io non, voglio dire, non è una figura, se vedete non ne ho parlato, perché a me questa figura del padre amico, io la vedo come una, come dire, non una tipologia di padre, ma un rischio che c'è sempre, che torna sempre, ma che secondo me poi può venire riassorbito appunto in una dinamica di relazione autentica con una donna alla pari, ecco, non lo vedo come una tipologia a sé stante, non la vedo così, però insomma in ogni caso è una cosa, come dire, un rischio latente sempre. Sta secondo me al compiersi del percorso di persona adulta dell'uomo, ecco, non è, lì i figli c'entrano poco, cioè un padre che è amico è perché non è adulto non soltanto nella famiglia, ma non è adulto neanche fuori, ok? E quindi insomma è un problema più ampio, diciamo. Ok, io direi di chiudere, se c'è qualcun altro. Sì, c'è. Sì. Io sono moglie di un pediatra. Ho lavorato, mio marito ha fatto. Prego. Chiedo scusa. Volevo dire, signora, ringrazio per quanto lei ci ha illustrato e che ho ripassato, perché ormai sono una vecchia, ho perso mio marito, è stato un pediatra di notevole valore. 3 figli cresciuti, naturalmente. Io devo dire che il momento felice del padre pediatra, quindi con un lavoro di 28, di 30 ore su 24, su 28, era il momento ludico, signora. A un certo punto chiaramente mio marito non stava ad allevare bambini, a cambiare pannolini, non ci pensava neanche, non sapeva da che parte cominciare, ma quando mi disse alla fine: guarda, in questo momento c'è il nostro bambino più grandino, Stefano, che vuol giocare con me al trenino, vedessi che bravo che è. Io avevo questo marito il quale andava, faceva chilometri e chilometri tutti i giorni per raggiungere il suo primariato, io avevo il mio lavoro in quel di Lazise e finiva tardi fra l'altro perché avevo un negozio, un ingrosso, però in effetti questi ragazzi non erano mai, venivano anche molto con me, in realtà avevano la mamma e avevano il papà, la mamma faceva solo la mamma, nel senso che sì, andavo al mio lavoro, ma che arrivano con me, io li mandavo a nuotare nel lago di Garda o a remare, facevo fare sport. Mio marito trovava la sua felicità però nel momento in cui riusciva a giocare con i suoi figli. È vero che facevamo un lavoro difficile, pesante, ma io ricordo proprio questo discorso, adesso gioca con me col trenino. Certo, devo ricordare anche una cosa, che in effetti nella nostra religione, che c'è sempre accanto, nelle immagini più belle abbiamo che cosa? La Madonna con il bambino in braccio. Quindi certamente il padre ha fatto tutto, ha fatto il cielo, la terra, il paradiso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Gesù si portò la madre in paradiso. Vero. Mi dispiace dirlo, ma è così. Assolutamente. La civiltà araba, per esempio, non riconosce la Madonna. Non la riconosce. Non c'è una Madonna. C'è solo l'uomo. Quello che diceva è molto bello, questa dimensione del, per esempio, anche a me convince molto, del fatto che il padre che gioca col bambino, no? Più della cura, il gioco
è quello che poi prepara agli altri passaggi, no? Quelli che dicevamo prima, anche ad arrivare ai riti di passaggio. Il gioco è la dimensione, come dire, è il prepararsi poi alla vita pubblica, no? Nel gioco si gioca a fare il ferroviere, si gioca a fare, no? E quindi che il padre sia in sintonia, sia complice in questa dinamica qui, è proprio quello che prepara a che quel bambino poi entri realmente nella vita sociale in maniera serena. Quindi è molto bello quello che diceva. Ascoltiamo l'ultimo pezzo di musica e poi prima c'è un'altra domanda, scusate. Sì, buonasera. Tra i vari personaggi che lei ha citato della Marvel, insomma, i vari genitori, i vari padri, insomma, io mi sarei aspettato di trovare Wolverine o Logan, per esempio. Non so se è stata un'idea e poi non è stato messo così. Ecco, volevo sapere se ci aveva pensato oppure è stata un'assenza dovuta a un'altra cosa. Dico la verità, è che il ciclo degli X-Men è un po' forte per me. Io riesco ad arrivare a questi film qui, se no mi impressiono. Quindi ammetto questa... So un pochettino, no, della storia di Wolverine, ma è un mio limite. Però, anzi, se vuoi dire tu qualche cosa sulla paternità, rapidamente mi pare di capire, ti ringrazio. Ma diciamo che è un personaggio che cresce e, pur non essendo padre, nel senso, nella storia non si capisce mai bene questa cosa, lui ha tanti aspetti, diceva anche lei, dell'aggressività controllata, del saper essere al suo posto, non sapere la direzione in cui si va, però esserci, ecco, anche in modo un po' burbero, anche in modo imperfetto, ecco. Glielo consiglio, almeno grazie. I primi tre X-Men sono fattibili. Ok, grazie. Mentre ascoltiamo l'ultimo pezzo, chiudiamo la serata. Se qualcuno ha fretta di lasciarci, ricordo la cassetta cercata da un po' all'ombra, ma c'è, per lasciare la vostra offerta. E ascoltiamo, che brano ascoltiamo, Giovanni e Stefano? Vi proponiamo Perfect di Ed Sheeran. Autore britannico, è uscito nel 2017 e poi è stato anche riproposto in duetto con Beyoncé e con il nostro Andrea Bocelli. I found a love for me, darling, just drive it right here, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. We are just kids and family love. Now I know what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your arms all I own, and in your eyes, yours in mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms. Barefoot on the ground, listening to that favorite song. When you saw them in a dress, I whisper underneath my breath, you pulling, darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shared my dreams, I hope someday I share a home. I found love to get in more than just my secret, to get in love, to get it in that for all. We are just kids and so in
gains or lows, I will be alright this time. Darling, just hold my hand. You're my girl, I'll be your man. I see a future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark. So when you saw me in a dress, looking so beautiful, don't deserve this, that you love perfect tonight. So I'll be the world I see. I whisper underneath an angel in a person that she loves perfect. I don't deserve this. You love perfect tonight. A Giovanni e Stefano. Hanno anche, credo, un altro pezzo disponibile fra un po'. Mentre qualcuno ci saluta, mentre vi saluto, vi dico alcune cose. Intanto grazie a Paola Lazzarini che ci ha veramente aiutato a capire alcune cose. Alcune cose tecniche, ricordo che venerdì non ci sarà la serata con Paolo Kurtaz, lo ripeto perché spero che lo diciate anche a qualcun altro che non c'è, la cassetta l'ho aperta uscendo per qualche offerta. E due cose che non ho mai detto è che la telecamera qui presente serve a riprendere le serate che verranno messe sul sito di www.comeilpane.it, il sito della parrocchia, per cui potete rivedere tutte le serate per intero, comprese le immagini della volta scorsa divise, non immediatamente ma con qualche giorno di tempo per sistemare tutto. Sulla pagina Facebook i martedì di San Salvar qualche informazione, tentiamo di tenere aggiornata, qualche minuto di diretta è stata fatta anche stasera giusto per mantenersi aggiornati, per cui ci vediamo martedì prossimo. E qua mi devo aiutare con gli occhiali, con il film Quello che so sull'amore, un film che racconta la trasformazione da uomo a padre. È interessante, speriamo tecnicamente di riuscire a fare un po' meglio di stasera, ma ce la faremo, dai. Ci salutiamo, buona serata a tutti e grazie. Alleluia, di Gesù Battista. When I heard there was a secret code, never play and please the Lord. You don't really care for music, do ya? When it goes like this, not for the fifth, mine and four enemies you leave, and therefore King composing Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia. If we were strong, I didn't need to prove you. So I'm beating on the roof,
and beauty and the moonlight of Australia. She tied to a kitchen chair, she got your throne and she called your name. From English she drew us hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's some God above, but heaven, heaven, land for love, was I'll choose somebody who'll throw me out. Maybe there's a marvel art, my love is no happy dream much, and slowly she broke. Hallelujah. Yeah.